Ciao, sono una fumettista, illustratrice, storyboarder e ho sempre avuto una grande esigenza di comunicazione e scambio. Ma disegnare solamente non mi basta. E quindi, con i miei disegni, voglio dare forma e colore a concetti molto importanti per la salute delle persone e del pianeta. Penso che l'espressione artistica abbia questa responsabilità, cioè quella di trasmettere qualcosa di utile, non solo qualcosa di bello e di coinvolgente. Quindi, attraverso le mie illustrazioni, veicolerò informazioni sia utili che affascinanti, per lo più di argomento medico-scientifico, una mia grande passione da molti anni, con riferimenti a siti, nomi di scienziati e libri, in quanto io non sono una scienziata, sono solo una divulgatrice e lo faccio attraverso quello che so fare, cioè disegnare. Tutto questo perché non rimangano concetti astratti, ma vi siano delle informazioni concrete su che cosa fare, dove cercare, chi ascoltare, in quanto tante volte si esprimono concetti del tipo bisogna fare una vita sana, bisogna mangiare sano. Sì, ma cosa vuol dire? E c'è chi lo sa molto bene cosa vuol dire. E attraverso il disegno vorrei contribuire a diffondere queste informazioni affinché quante più persone possano venirne a conoscenza e quindi risolvere i propri problemi di salute con maggior probabilità. O magari evitarli proprio, che sarebbe meglio. Ma per cambiare le cose va cambiato prima il pensiero. E attraverso l'arte si possono aiutare le persone a prendere coscienza della necessità di questo cambiamento. Quindi, schematicamente, il mio progetto su Patreon riguarderà la correlazione profonda tra alimentazione e stile di vita, salute e malattia. Quindi epigenetica e microbiota avranno sicuramente un ruolo molto importante. E siccome la salute del pianeta e la nostra vanno di pari passo, troveranno spazio anche temi ambientali. E ricordiamo che i temi ambientali non possono essere svincolati da politiche economiche. E la struttura del sistema che abbiamo creato dipende soprattutto da come noi pensiamo. E quindi torniamo al punto, va cambiato il pensiero. I miei disegni potranno essere utilizzati da chi mi sosterrà, come copertine, locandine, adesivi, decorazioni per magliette, decorazioni per ambienti, installazioni, proiezioni, insomma, quanto la vostra fantasia potrà suggerirvi. E seguirà anche un video più approfondito sulle motivazioni della mia scelta e del perché e come mi sono ritrovata ad avere tutte queste informazioni, il che è una situazione molto particolare. Un suggerimento: pensate a quante ore ogni giorno e a decine e decine di ore un disegnatore al mese le passa in casa a disegnare, ad ascoltare. Informazioni oggi se ne possono avere in tanti modi, ma avere una visione integrata, olistica, da tanti punti di vista, ascoltando tante voci, beh, quello è molto più raro, è molto più difficile, richiede tanto tempo. Che sono pochissime persone a poterlo avere, o chi se ne occupa proprio di mestiere, oppure chi ha, per il tipo di lavoro che fa, l'opportunità di ascoltare molte, molte ore a settimana. Ma ne parleremo in un altro video. Intanto, auguri a tutti per una vera e grande rinascita, sempre.